E bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuger e ragazzi anche oggi iniziamo la domenica mattina di Fortnite parlando ovviamente di leaks e immagini che ci sono pervenute come ogni giorno dal mio mega, mega team di informatori che si danno appuntamento, peggio delle donne quando vanno al mercato, nel mio nuovissimo gruppo Telegram dedicato solo appunto agli informatori e che quindi ringrazio sentitamente il Fabione, Capitalitto e altri ragazzi per avermi dato delle novità. Allora ragazzi, sappiamo, abbiamo un game, una roba da vedere che non te la sto neanche a dire. Abbiamo ragazzi, oramai passato quasi la metà della settimana 3 di Fortnite. Stiamo per addentrarci nella quarta settimana e sempre più vicino alla metà season. Tutti ragazzi, ovviamente ci aspettiamo che ci siano degli altri cambiamenti nella mappa abbastanza importanti da rinnovare ulteriormente il gioco e da rinfrescarne ancora di più le location. Oramai siamo tutti d'accordo che da qualche giorno a questa parte sta pesantemente nevicando sia nella sezione dove ci sono gli alloggiamenti dei vichinghi che nella parte più vicina alla famosissima crepa nel cielo. Questo, ragazzi, ci dà ben speranze per una possibile nuova modifica della mappa sulla parte di sinistra che molti credono prima o poi diventerà ghiacciata, il che ci starebbe, farebbe un bel contrasto anche con la parte più grande, quella dedicata al prato, con la parte del deserto ci starebbe benissimo anche la parte ghiacciata. Ma oggi, ragazzi, voglio farvi vedere delle immagini esclusive che sono state recuperate. Come vi dicevo poco fa, ciò che ve ne faccio vedere qualcuna. 3, 2, 1, Arbitrudi, guardalo qua! Guardalo qua, ragazzi! Queste sono le nuovissime stringhe di Xuder, ma sempre i codici mi fai vedere. Sì, non posso farti vedere altre cose. Se nei codici sono le immagini, ti faccio vedere le immagini. Queste sono, ragazzi, le nuovissime e tantissime stringhe di codice che fanno parte da pochissime ore a questa parte alla sottocartella Wild West. Più precisamente ancora più sotto nella cartella meshes, che dovrebbe essere gli oggetti, le robe, in poche parole. Come vedete, queste non c'erano fino a ieri, ci dà una buona speranza il ritrovamento di tutta questa roba per una prossima uscita del Wild West. Wild West, ragazzi, che in realtà ancora non si è visto, tutti si aspettavano che l'ex, che bello, che l'ex putrido pantano diventasse la nuova colonia del Far West. In realtà non è stato così, è apparsa solo la carovana, ma poi tutto intorno sappiamo benissimo che cosa c'è. Tra l'altro, vi ricordo, punto di domanda, ieri ho fatto il video, non l'ho scritto nel titolo, ma poi ne faremo un altro a tempo debito. Durante la settimana numero 4, la stella segreta sarà vicino alla piscina di una delle case di Palmetto Paradisiaco. Andate a vedere il mio video di ieri, quello che parla della balestra. C'è pure l'immagine che è stata recuperata della week 4. Andiamo a dare un'occhiata veloce, ragazzi. Abbiamo Saloon Bar, Roulette, Poker Tab, House, Mind Draw, Low Gauge, Grandfather Clock, Geek Fancy Couch e Divider. In poche parole abbiamo il salone da bar, il tavolo da poker, il luggage dovrebbe essere il ripostiglio, la roba relativa alla miniera, l'orologio, insomma ragazzi, a Sgrangal. Eccolo qua ragazzi, eccola qua la prima immagine che volevo farvi vedere, ragazzi. Come vedete, quelle che vi ho appena citato poc'anzi sono tradotte in questo momento in immagini vere e proprie. Questo è il tavolo della roulette che chissà dove troveremo, chi lo sa, chi lo sa. Questo è l'orologio del nonno, il Grandfather
clock. Quindi ci saranno delle case, probabilmente, come sappiamo ragazzi, il tempo su Fortnite non è segnato e non a caso questo orologio del nonno non ha le lancette, tutto fatto apposta perché loro ti fanno sempre gli oggettini che poi ti mettono dentro la cagatina che te dici e vai a trovare cose che dici ma porca di quella guarda nella season 4 era ambientata nei film, è venuto giù un meteorite. Va bene, va bene, va bene, proseguiamo. Sgrang il pozzo ragazzi, anche questo a Mesh Waterwell, il pozzo, in poche parole, il pozzo di acqua potabile che troveremo in una probabile ipotetica nuova city che ancora non sappiamo quando e come arriverà e dove sarà collocata soprattutto la scrivania ragazzi del papà, la scrivania della casa, una scrivania semplice, c'è sopra una lampada ad olio credo che sia, la bottiglia classica del whisky del Far West, un portafoto sulla destra e delle scartoffie con il classico pennino ad inchiostro tipico del Far West. Non ricordo se c'è ancora un'immagine, se non dovesse esserci non voglio bruciarvi quello che sto per farvi vedere ragazzi miei. Dovete sapere amici che c'è stato un utente non italiano che è incappato in uno dei bug di Fortnite che garantiscono veramente la totale ignoranza dei fortnitiani che ci lavorano dietro, perché non mi puoi fare un gioco che mi fattura mezzo miliardo di dollari al mese e mi fai i bug del cacchio ragazzi. Voglio vedere se c'è l'immagine ragazzi. Questo utente ragazzi che si chiama Crazy Banane, non mi ricordo, ha trovato in un airdrop, nell'apertura di un airdrop o di un forziere, comunque nell'apertura di qualcosa, prot il nuovo fucile da cecco ragazzi, il Barrett calibro 50. Per chi non lo sapesse, le calibro 50 sono le munizioni più pesanti che si utilizzano generalmente sulle Gatling, quindi sulle machine gun, le non quelle che siamo abituati a vedere su Fortnite, ma quelle che sono montate sulle torrette delle Jeep, quindi sono dei bossoli lunghi così, completamente blindati, che ti perforano tranquillamente il metallo, per dire. Questo ragazzi è l'immagine del nuovo Barrett. C'è un errore perché oltre a essere buggato pesantemente, il bug è doppio, perché vi ricordo ragazzi che il nuovo fucile da cecchino avrà rarità esclusivamente leggendaria, quindi ragazzi non è possibile che lo troviate in versione non comune come questa ragazzi, quindi lasciate perdere il colore, è veramente un bug enorme, ma è una figata perché noi ragazzi, guardate un po' la seconda immagine, lo ha anche raccolto, quindi era proprio veramente disponibile nel gioco. Questa è un'inquadratura del come vedremo il Barrett impugnato ragazzi, mi piaceva di più l'immagine di prima. Soffermiamoci di nuovo sull'immagine di prima che era veramente meravigliosa, porca trottola. Eccola qua ragazzi, che era veramente veramente meravigliosa, guardate che potenza e che cattiveria questo nuovo Barrett ragazzi, veramente veramente un fucilozzo da cecchino che a questo punto, data questa immagine e la veridicità di questa immagine, la veridicità vuol dire che questa immagine è stata presa da un gameplay vero, quindi è successo davvero questo bug, sappiamo quasi sicuramente che arriverà la prossima settimana, potrebbe anche arrivare ragazzi, oggi è domenica, potrebbe arrivare martedì paradossalmente, nel senso oramai ce l'hanno già lì pronto, staremo a vedere come si susseguirà il fatto. Beh ragazzi, io ringrazio tanto 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 per aver guardato questo video, spero che anche questa mattina la vostra scorpacciata di leaks su Fortnite ve la siete fatti. Tra l'altro io vi do un mini consiglio raga, pigliatevi Salva al Mondo, ma io oggi stamattina ho giocato un pochettino, stanotte ho giocato un po' Salva al Mondo, ho fatto 700 V-Bucks, va bene che avevo la missione a 500, però raga per 19,90 un pensiero fatecelo. Mi raccomando, un'altra cosa importante raga, passate sul mio profilo Instagram che voglio un pochettino condividere delle immagini al di fuori di videogiochi insieme a voi, un bel like, iscrivetevi in tanti al canale, noi siamo in live con i fan, ciao!